Signori, oggi dopo aver speso un patrimonio per questo video, in caso indovinate quanto giù nei commenti, ve lo dirò durante il video, vi faccio vedere cosa mi hanno creato appositamente su Minecraft a tema medievale. Se siete nuovi, signori, iscrivetevi e attivate tutti la campanellina. Ma adesso, signori, sì, questo era il della campanellina. Ma adesso, signori, iniziamo perché non siete pronti. Sì, non siete pronti. Non lo sono neanche io. Amici, benvenuti in quel che sembra una nave, una barchettina. Non lo so, nel dubbio ci sono dei letti che skipperemo malamente. Ed è notte. Metterò il giorno. Così va meglio. Ok, allora usciamo dalla suddetta nave. Qua dentro non c'è niente. Assolutamente niente. E qui ancora meno. Ok. Siete pronti per vedere? Oh mio Dio, quanto è figo. Quanto è figo da uno a tantissimo. Ve lo dico io. Tantissimo. E ora lo andiamo a esplorare tutto. Io non so niente, so solo che è un villaggino fatto apposta. Ci ho preso un patrimonio con la bandiera dell'Inter. Però è un villaggino molto figo. E c'è pure l'uovo del drago. Figo. Molto figo. Ok, allora mi voglio esplorare. Ma dai, è tutto buio. Amici, come ci si sale là sopra? Ah, c'è la scala. Che imbarazzo. Ok, allora mi voglio, dicevo, esplorare tutto proprio di cattiveria e prepotenza per vedere tutti i piccoli segreti e gli easter egg che nasconde questo villaggio. Anche perché ho speso una fortuna. Tanto durante il video, come vi avrò detto, penso nella intro, vi dirò quanto ho cacciato e in caso voi vediamo chi indovina. Se qualcuno ha indovinato, gli regalo, non lo so, vediamo, ci penserò. Nel dubbio, figo, questo cos'è, tipo il municipio? Oddio, non lo so. È a tema... è a tema medievale, vedete che c'è la chiesa altissima, fuori di testa. E c'è un botto di roba, madonna, mi voglio esplorare tutto, è a tema medievale. Perciò, tra l'altro, a me l'ambito medievale, il tema medievale, mi piace tantissimo quel mondo lì. Però se si aprissero le ceste sarebbe meglio, ma hey, non c'è dentro niente. Oh mio Dio, ecco, ci sono le poste anche nel Medioevo, signori. C'erano le poste e gli sportelli. Meglio allontanarsi, va, però figo con le file, fatto bene. Bravo, 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 con quel figo, bravo, 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 i soldi spesi bene. Più o meno. Comunque, ok, allora andiamo. Signora mucchettina, lei dove mi consiglia di andare? Sinistra, destra, destra, sinistra? Va bene, me ne vado a sinistra, giusto perché non mi stava malamente cagando. Sono abbastanza sicuro di perdermi qualcosa. Cioè, vabbè, ora abbiamo appena iniziato. Però mi perderò palesemente qualcosa. Devo fare una constatazione? Gli edifici, stupendi. L'ambientazione, ancora più bella. Cioè, fatto bene, proprio ti dà quella sensazione di figo. Però sapete cosa manca? Le costruzioni all'interno. Cioè, ad esempio, qua ci ha fatto la casettina, tra l'altro tutte le porte aperte, cos'è, avete depredato le case? Tipo qua una piccola casettina con letto e le cose base, ok. Però in quelle lì di prima sono un po' spoglie, sono un po' vuote. Però mi sto ricredendo perché qua c'è un bottone. Madonna, non puoi uscire. Scemo, scemo, non puoi uscire. E io invece sì. Ah. È un gioco, ok? Vai, però mi dà fastidio che mi perderò qualcosa. E ok, quindi siamo passati dal medievale al una piscina che non c'entra assolutamente niente con l'ambito medievale. Ok, facciamo finta che siano terme? No, no, è proprio una piscina con un trampolino, va bene. Non c'entra una minchiazza, ma ce lo facciamo andare bene. Si vede che, non so, aveva voglia di farmi la piscina, va bene. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro, a parte una porta che non porta, sostanzialmente. Ah, è tipo un armadio, era più bella la porta che non porta. E figo, vedete, queste qui invece sono addobbate, diciamo, bene, sono sistemate bene. Bello questo, bello, bella idea, bello, bello, bello. Queste sono messe bene, invece le prime sono un po' sbagliate. Diciamo che è partito senza voglia, poi se l'è fatta venire la voglia. No, che schifo il coso dei ragni. Fuck you, mi faceva schifo, totalmente schifo. Il viandante sul mare di nebbia. Madò, sembrava un creeper, era un cactus, madò. Che poi a me fa ridere perché di sicuro l'avevo scritto nel titolo quanto ho speso. Quindi Massar Mega Fail, raga, F in the chat. Di fisso l'avevo scritto nel titolo, sono sicuro, a meno che no, durante l'editing non mi viene. Madò, quanto scuro. Madò, questa non la esploro, non la voglio esplorare, chiusa per sempre. Dicevo, a meno che non mi è venuto in mente un altro titolo, di sicuro avrò messo nel titolo la cifra. Anche qua un botto scuro, ma tranquilli signori che piano piano ci stiamo avvicinando a tutto ciò che volevamo vedere. Ovvero quel mega castello che, oh mio Dio, quanto è grande, non ne avete idea. E beh, c'è un altro... ma quanto si espande? Madonna, raga, quanto è bello! Quanto si espande? Un botto! Ma non c'era la televisione nel me... ma questo è cretino! Vabbè, ce la facciamo andare bene. Allora diciamo, non era tema medievale. No, invece io avevo detto tema medievale, ma che mi ha scammato? No, diciamo che volevo aggiungere optional. Vabbè, li accettiamo. Figo, figo, si esce dalla porta, la porta che porta al balcone di Anvil. Carino il balcone di Anvil. Bello! Questo.
molto bello, muy caliente. Comunque ci vuole anche inventiva per fare ste robe. Cioè, oltre alla bravura a costruire, palesemente, e alla voglia, palesemente, ci vuole anche un botto di inventiva. Oh, raga, che figata. No, che figata. Chapeau. Chapeau e pure applausi. Bellissimo il pavimento così. Madò. Signori, che cos'è? Figo, qua musica epica ci sta un botto, eh. Madò, che figo, che figo. Con 3F, sì, no, qua è rovinato. No, mi parte rovinato. Ecco, ecco. Dai, partiamo malissimo, fatelo dire, il castello bello, ma hai perso mezzo punto. Eh sì, con massa è facile perdere mezzo punto. Vedi, non era difficile farla così. E invece hai deciso di rovinare tutto. Vabbè, dai, tralasciamo, tralasciamo. Giardino molto molto cool, come direbbero gli American Boys. Molto cool e si entra, signori, si entra. Onestamente non so da dove partire. La zona del dove si gioca palesemente a scacchi. Qua è palesemente si gioca a scacchi. Le spade messe a trio e di qua altre tre. Esatto, di là altre tre. Bellissimo. Basta, stanza preferita. Palesemente la mia stanza preferita. Fine, niente da dire. Ma che figata. No, la voglio fare anch'io. Che poi, facendo ste cose, cosa? Si può incantare lo scudo? No, no, dammi un attimo. No! Vabbè, scrivetemi nei commenti se si può incantare lo scudo. A quanto pare sì. E in caso cosa ci si può mettere nello scudo. Lo prenderei, però no, poi lo rovino. Già ho rovinato un bel po' di cose. Vabbè, saliamo? Certo che saliamo, sempre se si può. Sì, si può salire. Belli, ma sti lampadari così, raga, sono fuori di testa. E secondo me la Mojang dovrebbe aggiungere altri quadri. Ma vabbè, opinione mia. Gustiamoci l'alba, o meglio, il tramonto più che l'alba. Facciamo finta che io abbia detto tramonto. Guardate che figata. Basta. Ho un'idea. E se cominciassi una vanilla da qui? No, però non è una vanilla. Voglio usarlo questo mondo, non voglio metterlo nel dimenticatoio. Mi piace un botto, è il mondo più bello. Tra l'altro, se vi siete persi l'altro video, che sì, di sicuro avrò fatto uscire prima di questo, degli altri due di Fiverr che ho pagato, andatelo a vedere. Andatelo a recuperare sul canale, oppure vi metto anche la scheda in caso dopo questo video ve lo sparate malamente. Perché che fai? Te ne privi. E no, che non te ne privi. E comunque nel dubbio, figo, molto molto figo, non ho esplorato. La parte dietro c'è una parte. Vabbè, mettiamo il giorno perché sì, tutto divertente. Però col giorno è molto più divertente. Grazie gioco. Guardate che figata. Dai, ma io non voglio perdere. Ma basta piscine, non è medievale. Vabbè, questo è bellissimo. Non so perché, ma c'è quel qualcosa di figo. No raga, figo. Vabbè, questa è solo la parte più scema, i polli e le robe, però figo. Tutta la mega. Voglio fare un castello nella mia vanilla. No, ci metto secoli e lo faccio pure male. Però volevo fare un castello. Va bene, questo è il punto più alto del villaggio con una bandiera viola a caso. Bellissimo, quindi signori, farò lo screen palesemente così dopo. Vabbè, poi ci penserò più avanti. Salvo ed esco, ma non lo cancello il mondo. Spero che questo video vi sia piaciuto, o meglio, vi deve essere piaciuto, perché c'è una mega figata. Ovviamente avrò messo quanto ho pagato in copertina o comunque nel titolo, quindi non aveva senso fare la sfida. Vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commento, condividete a tutti questo magnifico castello più che il video. E vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 2:30, con un nuovo video. Ciao! Madò, che figata!